sempre. Forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Buonasera Guaiù e Forza Napoli. Guaiù, ricitavi da me, stavate aspettando, eh? Eh beh sì, diciamo che si è considerato che ieri mi sono visto solo il primo tempo di Bournemouth Napoli. Si pronuncia così, Bournemouth. Ma come bip si chiama? Si chiama comunque sti squadra. Comunque Bournemouth. Così ha detto telecronisti, è così. A me è acceso tutto. Comunque, ma a parte gli scherzi. Ieri ho visto solo il primo tempo perché c'ho ospiti a casa e ho visto solo il primo tempo. Secondo tempo non l'ho visto. Beh, un primo tempo del Napoli non c'è male, però proprio mi sono perso proprio il meglio, il secondo tempo, che poi dopo sono andato a vedere le repliche e tutto dei gol eccetera, e in conclusione, vedendo il gol che abbia, non voglio nemmeno guardare il 2, lasciamo stare che è un amichevole, lasciamo stare. Però non voglio nemmeno guardare il 2-1, che è irregolarissimo, proprio irregolarissimo. Fallo nettissimo su Zrinski. Non ho capito, pure con queste partite amichevoli, come è stato pure partite amichevoli, come mai non è intervenuto il VAR. Boh, questo non l'ho capito. Se funziona così, se funziona così pure in campionato, Iam, che cazzo, anzi, speriamo che non funziona così, che solo nell'amichevole lo lasciano correre. Però, mi ricordo un Napoli-Chievo a Trento, quando è stato fatto il ritiro, c'era il VAR in campo. E il VAR c'era pure la partita di ieri. Quindi, mi sorgono poco tanti dubbi sta cosa, secondo me. Ma tanti, c'eravamo, è solo un amichevole, figuriamoci, ma... Spero che mi sbaglio. Comunque il 2-1 del Napoli nasce da un fallo proprio clamoroso su Zrinski al limite dell'area. E quindi quel gol non è valido. Vabbè. Ma voglio vedere una cosa. Analizziamo un attimo la stazione. Guardate un attimo. Che poi allarga su Gradel, finta, va via sul mancino, deviazione, pareggio del Bournemouth con il tocco sotto misura di Afobi. All'improvviso 1-1. È la prima vera palla gol, i Cherries pareggiano. Allora, Guaiù, avete visto l'azione? Mo, questa azione, analizziamo un attimo questa azione qua. Quando sul laterale destro, quando la palla è stata messa in mezzo, lasciamo stare che la deviazione, perché è stata deviata, è stata sporcata quella palla e si è alzata la palla, lasciamola stare, a prescindere, ma o si alza quella palla o non si alza quella palla. Ma voi avete visto i tre difensori, Goulam, Koulibaly e l'altro là, non chi era? Comunque avete visto il giocatore del Bournemouth, dove stava? Stava proprio dietro, ma a prescindere, se la palla scorreva a terra, la palla non veniva sporcata, i tre difensori che stavano davanti la prendevano sicuramente. Però visto e considerato che un difensore non può, anzi erano tre difensori, non può lasciare solo uno da dietro, deve stare sempre attaccato. Ma che bip di difesa è? Che bip di difesa è? Ne voglio. Ma zitto, lasciamo stare che la palla è stata sporcata. Lasciamola stare che la palla è stata sporcata. Ma è mai possibile lasciare un difensore lato di in coppa a tre uie? Lo lascia sulla issa e aspettava la palla, chi è stata spurcata
perché sa, e chi va it a voi che quello non l'alzava, comunque rimaneva su. Alla fine, che è stato spurcato, comunque è rimasto su. Quindi, ma è modi di marcare questi. Sono modi di marcare questi. Voi non ci capite, voglio comunque agire. Io ho visto il primo tempo, beh, normale, abbiamo giocato abbastanza bene, però questi errori difensivi si fanno sulla scuola elementare, sulle scuole elementari di calcetto, che fanno, come si dice, a partitella quando c'è educazione fisica. Yeah. Ma come si fa? Come si fa? Ma lasciamo stare che è l'amichevole. Ma questi errori si fanno pure in un campionato, perché c'erano pure l'anno scorso, ci stavano pure l'anno scorso, ci stanno pure mo. E qua non si sente nessun acquisto, non si sente nessun acquisto. Che palla centrale, perché ci vuole uno con le palle centrali. C'ho un difensore che palla centrale. E palla sotto, però adesso difensore centrale, non capite un caspo di no. E palla sotto, però o difensore a destra centrale, no che palla centrale, che quello là stanno. Visti ho fatto, se non mi ha capito. Però io, ma raga, io vi sono sincero, io aspetto fino alla chiusura del calcio mercato, perché poi dopo voglio dire la mia. Dopo, allora, vedo tanti youtuber che dicono le classifiche, eccetera, eccetera. Dopo voglio dire la mia. A chiusura calcio mercato, però, io la dico la mia classifica. Le prime quattro in classifica. Le prime cinque. Dirò la mia classifica, ipotetica classifica. Ma a chiusura del calcio mercato, mo, attualmente, perché canta buio, non mi affederzo. Tu non mi affederzo. Mo, attualmente, come stiamo? Tu non mi affederzi, come stiamo mo? Pure che la stessa rosa accompagna me. Ma i problemi, a difesa, che non ci hanno mai lavato. A chi le kill rumano sembra. Perciò dobbiamo intervenire. C'è qualcosa che è strano, troppo strano. Io mi innervosisco perché teniamo sempre i soliti problemi e non abbiamo risolto. Ma che facciamo? Alla di squadra, giustamente, o era che comunque pure l'Inter. Un Milan sta in rotaggio, quindi non ti ho proprio paura di questo Milan. Ricordo, non ho proprio assolutamente paura di questo Milan. Un Milan per me è l'ultima cosa che mi mette paura, nonostante i tanti acquisti per me. Però il problema persiste a noi alla difesa, perché noi l'hanno perso il campionato l'anno passato, proprio la difesa è merda che tenì. Perciò scitammaci. E a chiusura di calcio mercato, se non si fa niente, chi su presidenza non ha detto a bip, se non ha dei, perché il problema ci stava l'anno scorso e la luce degli occhi di tutti e non è stato risolto. Quindi che vogliamo parlare? E che vogliamo parlare? Se il problema non lo risolve, e voglio fate i seri, non facete i verbenisti e poi arredo. Sì, ma chi non ha la difesa di una cosa? Poi, giustamente per far sembrare che uno è tifoso, e ti dice: no, chi non ha è forte, ma io te cago, mi piace, non ha è forte. Quando può dici dannanza, il Napoli è forte, è una grande squadra. Il mio Napoli è una grande, però quando facete queste cose, ma facete proprio spostare un nervo, ma per piacere siate più obiettivi e dite le cose come stanno, non è come nascondi tu decide un corpo a buio e pa fuori per far vedere che siete tifosi, invece il vero tifoso lo espone il problema a Rustò, a difesa in merda che tenimma, meno concentrazione, non tenimma la cazzimma tanto, però quando ci sta non prendiamo gol, quando ci sta non prendiamo gol. Perciò dobbiamo intervenire. Casarri da fa una cosa. Chi fa cagate, chi fa cappellate, ha da fa sta due ornafo. Magari chi li sente uno per giocare, è due ornafo per un giocatore. È tosto, quindi dice fammi sta concentrato, fammi io qua cattivo. Ma così è da fa. Perché giustamente solo questo è il modo. Perché se no...
Non risolvimmo questo problema, però per risolvere, giustamente, come vi ho detto io, il presidente deve comprare un centrale potente. Il presidente sta aspettando la partita di preliminare, se no non compra. Vedi un po' che schifezze cristiana, se no non compra. Ma se facciamo queste cappellate, se facciamo queste cappellate a difesa e non siamo concentrati, e poi per mezzo alla difesa fammi fare una rattatella e adesso ma puntini puntini, ma mi dici che senso tiene? Perciò chi se ne è buono dove vede a ruere a ruggere, ciò chi se ne è buono spendo quei soldi per un top play che ti fa andare in Champions, piglia i soldi e quindi ha recuperato i soldi, no? O no? Facetemi capire, non è così. Boh, io non lo so sta logica di ragionamento com'è. Voglio comunque niente, ve l'ho detto ieri perché ho ospiti a casa, non ho potuto fare il video, ho visto solo il primo tempo tutto, il secondo tempo non l'ho visto, ho visto la replica, però agito non si può pigliare sti gol, adesso non si può pigliare, tre scivoli l'hanno a zecchilare, io ma come si fa, ma come si fa, manca l'oratorio e fanno il Lisbon, ma vabbè. Ciao a tutti, un bacio, sempre Forza Napoli perché tutto riesce a munnezza e sicchiro, sempre, ciao a tutti, Forza Napoli. Ah, e salutate un like, vi raccomando, e iscrivetevi al canale.